Meloni su dossieraggio, andare fino in fondo è vergognoso. Commissione antimafia annuncia nuove audizioni ed è scontro politico sulle case green. Mar Rosso, nave Caio Duilio abbatte due droni, Iuti, Italia schierata con i nemici. In Russia precipita aereo militare, 15 morti. I palestinesi arrestati per terrorismo rinviata, all'Aquila decisione su estradizione chiesta da Israele per uno di loro, le chat con le brigate Al-Aqsa. Guardia di finanza nella sede del Milan, i sospetti sulla vendita della società, indagati l'attuale AD e il suo predecessore. Soldi della Chiesa per scopi privati, inchiesta della procura di Sassari su Antonino Becciu, fratello del cardinale Angelo, anche vescovo di Ozieri, indagato. Gran Bretagna, dopo la foto ritoccata di Kate e figli, non si placano le polemiche ed è un caso anche la foto di Re Carlo. Calcio, Sarri lascia la Lazio, a Indian Wells Nardi, 123 del mondo, batte il numero 1 Djokovic, al TG1 dice la partita della vita contro il mio idolo. La strana coppia, Francesco De Gregori e Checco Zalone, i due artisti insieme per un progetto inedito, un album di cover con canzoni scritte a quattro mani ma anche brani conosciuti di Conte, Venditti e Pino Daniele. Sui presunti dossieraggi Giorgia Meloni chiede di arrivare fino in fondo, quello che emerge è vergognoso, lavori l'antimafia, dice la Premier, troppo tempo per un'altra commissione. All'Europarlamento sì alla direttiva Case Green, centrodestra italiano vota contro per le famiglie, oneri eccessivi, a favore i partiti di opposizione, nuove regole sono un'opportunità. La Caio Duilio abbatte due droni nel Mar Rosso, i ribelli Houthi Italia a fianco dei nostri nemici, polemiche per tre medici palestinesi che denunciano picchiati dagli israeliani. La Guardia di Finanza perquisisce la sede del Milan, dai PM l'ipotesi che il fondo Elliott abbia conservato il controllo sostanziale della società. Quattro indagati, c'è anche l'AD Furlani. La Commissione per l'Intelligenza Artificiale traccia i confini per governare la trasformazione del mondo dell'informazione. Il presidente Padre Benanti al TG2. Uscirà il 12 aprile il nuovo album di Francesco De Gregori, Pastiche, un viaggio tra i successi del cantautore romano e di altri artisti italiani. Con lui un compagno d'eccezione, Checco Zalone, che si propone nei panni di musicista. Europarlamento, via libera alla direttiva sulle case green, nuovi edifici a emissioni zero. In Italia 5 milioni di case da ristrutturare e il centrodestra italiano vota no. L'indagine sui dossier Meloni, bisogna andare fino in fondo, commissione d'inchiesta, prima lavori l'antimafia. Saranno richieste le audizioni di ministri, editori e giornalisti. La nave Caio Duilio abbatte altri due droni, gli Houthi, Italia schierata con i nostri nemici, il ministro Crosetto, missione fondamentale, ma le armi non bastano, serve diplomazia. Gaza, la denuncia dei medici, picchiati e umiliati dai soldati, partita da Cipro la prima nave con gli aiuti, Gerusalemme, alta tensione intorno alla moschea di Al-Aqsa. Guardia di finanza nella sede del Milan, indagati Furlani e Gazidis, l'accusa fittizia, la vendita a Redbird, la società è ancora di Elliott, il rischio di sanzioni sportive. L'album di De Gregori con Checco Zalone al piano, da Rimmel alla Prima Repubblica, 13 cover, è un inedito, amici da molti anni, una bellissima avventura insieme. La guerra in Ucraina si sposta oltre il confine russo, blitz dei partigiani filo-ucraini, così si ribattezzano nei villaggi vicino a Belgorod e a Kursk, in due diverse zone di frontiera russe con l'Ucraina. Quasi in simultanea sciami di droni hanno colpito diversi obiettivi in 9 regioni della Russia. In fiamme una raffineria della Lukoil, giallo su un aereo militare precipitato a 250 km da Mosca, tutte morte le 15 persone a bordo. Dagli Stati Uniti intanto via libera della Casa Bianca, un pacchetto di aiuti militari per 300 milioni di dollari a Kiev, in attesa che il Congresso sblocchi gli attesi aiuti da 60 miliardi.
non si trova traccia di negoziato dopo che ormai siamo alle passate le prime 24 ore di Ramadan per un negoziato sul conflitto nella striscia di Gaza. Il premier israeliano Netanyahu valuta tempi e modalità dell'attacco a Rafah, dove non possono arrivare gli aiuti umanitari alla popolazione. Intanto nel Mar Rosso abbattuti due droni degli Houthi yemeniti dalla nave Duilio della nostra Marina Militare nell'ambito dell'azione Aspides. Siete nostri nemici, l'avvertimento minaccioso dal comando delle milizie yemenite. Dopo il voto in Abruzzo, ancora tensioni nel centro-sinistra e non soltanto. La segretaria del PD, Elish Lein, insiste sul campo largo. Uniti si vince o si perde, ma divisi non si gioca nemmeno la partita. Ma per Conte i candidati PD non sono graditi sempre ai 5 Stelle. Frizioni anche nel centro-destra, mentre Giorgia Meloni frena sull'istituzione della commissione sui dossieraggi. Basta intanto il lavoro della commissione antimafia, dice la Premier. La Guardia di Finanza a Casa Milan. Nel pomeriggio i militari si sono presentati nella sede del club e hanno effettuato perquisizioni, sequestri di documenti, telefoni e computer, anche nelle abitazioni private dei due indagati, l'amministratore delegato Furlani e il suo predecessore Gazzidis. Per la Procura di Milano il fondo Elliott avrebbe inscenato una vendita fittizia alla Redbird di Jerry Cardinale, sarebbe ancora di fatto il proprietario del club. Se dimostrato, i rossoneri rischiano anche una sanzione sportiva a livello europeo. C'è da esultare ancora una volta e non c'entra Sinner nel tennis italiano. Bestia nera per Novak Djokovic. Dopo la vittoria di Sinner nella finale degli Open d'Australia al torneo di Indian Wells in California, il numero uno del tennis mondiale è stato sconfitto a sorpresa da Luca Nardi, numero 123 fino ad oggi del ranking mondiale. Neanche 21 anni, pesarese, Nardi ha battuto in 3-7 il campione serbo qualificandosi per gli ottavi di finale del torneo. Un altro talento per il tennis azzurro.